Salve a tutti in Indapio e bentornati in Mega Man X Advent. Un attimo solo. Ok. Allora, siamo alla terza puntata. Nello scorso episodio avevamo fatto Rosspark e Chronoforce. E abbiamo trovato questi muri che ci impedivano il passaggio verso il nostro obiettivo. Quindi adesso dobbiamo distruggere l'ultimo degli interruttori. Quindi distruggiamo i blocchi con Backfire, poi con Chronoforce, arriviamo qui sotto e spariamo un proiettile per distruggere l'interruttore elettrico. E così possiamo andare avanti. Allora, vi dico nel frattempo che so che non ho registrato molto in questi giorni, purtroppo ho avuto molto da fare, però adesso spero di riuscire a tornare ad un ritmo abbastanza stabile. Allora, qui abbiamo un razziatore che ci dice che la loro nave è stata attaccata da qualcosa. Quindi la loro nave sta per esplodere. Sì, ho capito. Ah, perché ho parlato con lui. Stavo cercando di fare questo attacco. Però non serve, posso fare due cose così per arrivare a niente. Allora, Model A, che è il modello migliore. Generalmente in questo gioco conviene molto di più utilizzare i modelli, cioè il biometallo normale, diciamo, quelli umanoidi per lo spostamento. Forse alcuni degli pseudoroidi possono funzionare, però non vi consiglio di utilizzarli comunque perché funziona in modo molto diverso dai biometalli, sia per quanto riguarda il movimento che per quanto riguarda altre cose, e questo li rende anche bersagli molto più facili per i nemici, perché ovviamente sono più grandi. Allora, se non sbaglio, qui intorno dovrebbe esserci un altro potenziamento, questa volta per il biometallo. Magari se riuscissi pure a evitare di essere sconfitto così. E sì, non c'è molto da dire qui. Cioè, è un deserto. Andiamo avanti con questi nemici, alcuni dei quali sono molto fastidiosi, come quello là. Però poi arriviamo alla fine. Qui abbiamo dei Pantheon con la moto, proprio che stile. Qui abbiamo questo qua che abbiamo già visto. Gruppi di nemici fatti apposta per l'Omnishot.
Lì abbiamo un disco che non possiamo prendere, lì ovviamente un nemico. Forse lo possiamo prendere quello là. No, non credo, perché non possiamo camminare lì dentro. Ok, eliminiamo questo qua. Non possiamo entrare qui dentro. Eccolo, lì c'è. Quello è un potenziamento per il biometallo. Come ci arrivo lì sotto? Allora, l'assenza di passaggi lì sotto mi fa pensare che forse io debba ritornare qui con un altro biometallo, perché continuo a dire biometallo, che poi sono spoiler, cioè in realtà noi sappiamo solo che Model A può trasformarsi negli pseudoroidi, da quello che abbiamo visto. Vabbè, comunque vedremo. Qui abbiamo praticamente il boss iniziale da ZX. Solo una versione rossa. Credo che mi serva di più l'homing shot contro di lui, perché il colpo aggregato è un po' difficile da utilizzare a questa distanza. A meno che ovviamente non scende al mio livello. Ok, qui fa questa cosa e posso benissimo saltare di sopra. E quando lo fa di qua invece devo scattare al momento giusto. Poi può fare questo. Decisamente non l'arma più potente mai vista. Certo, aiuterebbe magari se non mi colpisse. Ah, ok, posso distruggerli. Ok, riesco in qualche modo a salvarmi con un punto vita. Momento incredibile, mai visto prima un salvataggio simile. Cioè, ma chi sei, gioco? Ma tu credi veramente di poter farmi qualcosa? Allora, questo sembra molto il quartier generale dei guardiani. Evidentemente non è quello, perché è diverso il colore. Allora, qui credo di dover ok, posso elettrificare queste celle d'energia con i colpi caricati di Rospark, e in questo modo ridò energia alla stazione, che non è una stazione, è una nave. Ma a tutta la nave? Vediamo. Allora, questo qui possiamo salvarlo adesso. Tutto questo con un punto vita, proprio nessun problema. Ma io ce l'ho un Saltank? No. Allora, poi incredibile, anche con le imboscate nemiche mi salvo con un punto vita solo. Allora, nel frattempo anche qui succedono cose non interessanti, e ovviamente qui mi tocca salvare tutti di nuovo. Vabbè, allora, nel frattempo che passo per le stanze di nuovo, sto rigiocando a Mega Man X in questi giorni.
ho deciso di giocare a tutta la serie. In particolare, in questo momento ho finito Mega Man X2 e devo iniziare X3 oggi. Però, se vi ricordate, nella mia serie in X2 non ero riuscito a fare gli X-Hunters perché sembravano completamente casuali. Non riuscivo a prevedere i loro movimenti e non riuscivo neanche a fare i loro boss perché non erano proprio fatti bene. Beh, adesso, dopo molto allenamento e molto studio del gioco, sono riuscito a farli non solo Buster Only, ma sono riuscito addirittura a prevedere i loro movimenti, i loro schemi di movimento. Ed è veramente molto più facile di quanto credessi, perché gli X-Hunters iniziano da un livello predeterminato, che nel caso di Sergius è Flamestag, nel caso di Violin è Overdrive Ostrich, nel caso di Agile mi sembra sia Morph Moth. Sì, dovrebbero essere quelli. E da lì semplicemente si spostano secondo l'ordine delle debolezze ogni volta che si fa game over o si sconfigge un boss. Quindi sembrava una cosa incredibilmente complicata, in realtà non lo è veramente. Se volete giocare a X2, vi consiglio di... vi consiglio di studiare questi schemi. Ora ci tocca sentire il doppiaggio di Atlas, purtroppo. They're not even your allies. I won't just stand by while innocent ovviamente. People are being hurt. You're not innocent, just ignorant. The history of the world, the history of the war, and now the strongest of those who evolved as a product of war remain. Allora, se io giocherò mai a questo gioco, o troverò un modo per inserire il doppiaggio giapponese, o giocherò direttamente a Rockman Zexu Advento. A newly crowned king of Mega Men will soon spawn a new evolution. Those who die non si può sentire questa roba. Cioè, neanche le opzioni. Credo che X7 abbia le opzioni per avere il doppiaggio giapponese, no? Are simply unable to keep pace with progress. X8 forse addirittura, vabbè, però X8 ha marcata come X e Lucas Liberson come Zero. E non mi ricordo chi doppia Axel. Loro sono capaci, di sicuro, a doppiarli in questi personaggi. I'd say that's pretty barbaric progress. What would you know? Your own power. Quindi, purtroppo, ci tocca sentire il doppiaggio assurdo di questo gioco. Così come X4. X4, se solo avesse un'opzione per cambiare il linguaggio delle voci, sarebbe addirittura migliore come gioco. Voi sapete che io adoro X4, è il mio gioco preferito di Mega Man X, senza dubbio. Ah, ok, questo qua. Ok, sotto il muro devo stare. Dai. It is through struggle that humans learn. I will be Mega Man. Comunque, ho ridotto la sua vita a metà, direi che ci sta. Dicevo, secondo me l'opzione tra il doppiaggio inglese e giapponese aiuta molto certi giochi, più che altro perché allora, ogni gioco secondo me nel suo doppiaggio inglese contro quello giapponese ha dei pro e dei contro, tranne questo gioco. In questo gioco vi assicuro che non ci sono pro nel doppiaggio giapponese, così come in X7, così come in X4 molto spesso. È un peccato, però. Capita molto spesso
che il doppiaggio inglese di Capcom non sia migliore, soprattutto per Mega Man. Non si capisce perché Mega Man non può avere un doppiaggio inglese fatto bene che continui nel tempo. Mega Man X l'ho avuto per una serie di giochi, no? L'ho avuto per X8 e per... No, in realtà X ce l'ha avuto per i suoi ultimi giochi. Poi però per Advent sono tornati a quello di X7. Cioè, a che serve? A niente. Hai comunque un doppiaggio fatto male alla fine. E secondo me un doppiaggio fatto male purtroppo non... cioè, può rendere certe scene del gioco decisamente peggiori. A parte il potenziale per... potenziale meme di certe scene di X4, no? Che oramai... non... ormai non sono viste come scene serie. La morte di Iris in X4 con Zero, what am I fighting for? Quella è una scena che non viene vista seriamente dalla maggior parte dei fan. E una buona parte è per il doppiaggio. Io ho visto la scena in giapponese, decisamente Zero, diciamo che è meno ridicolo in quella versione. There's no changing the fact that you are still one of his creations. If you have the determination to fight, one day you will know who you really are. Così come in X in X4 non si capisce perché aveva la voce più profonda che ha mai avuto nella serie. In giapponese dico. E poi gli hanno dato la voce di Mega Man 8. Non si capisce perché. E è strana sta cosa, non si capisce perché Mega Man non può avere un doppiaggio fatto bene, consistente, appunto. X ce l'ha avuto per un po' e poi niente. Poi sono ritornati con X da X7 per questo gioco e per Star Force 3. Allora, comunque abbiamo sconfitto Atlas e ci sta spiegando qualcosa su un cifrario in Model A. Model W è il biometallo che dà a chi lo possiede il potere di regnare sul mondo. Recorded on me that those sage guys were talking about? Are you okay, Ma? We need to help the others. Comunque, possiamo andare avanti. Allora, possiamo adesso trasformarci nella prima forma utile dopo Model A. Dite addio a Backfire, che non ci serve più a niente, proprio è inutile adesso, perché Model A, sì vabbè, Model F e Model F è praticamente uguale a come era in ZX, può modificare il Buster e adesso farò vedere le sue abilità. Allora, quindi questi qua ci hanno dato le parti, apprezzando quello che abbiamo fatto per loro. Allora, Model F. Model F è appunto Model F. Cioè,
che c'è da dire? È modeletto. Può sparare, può sparare con entrambi i cannoni, può modificare la traiettoria dei cannoni, non so come però. Ah, ok, così. Vabbè, non mi serve di modificarla adesso. E può utilizzare i suoi attacchi caricati. Per fortuna qui ho anche le informazioni riguardo a loro. Non capisco perché qui lo chiama Knuckle Buster. Sappiamo tutti che si chiamano Sodoma e Gomorra i cannoni di Model F, però vabbè. Poi abbiamo il Megaton Crush, che è praticamente il colpo ergato, che può essere o un pugno o una palla di fuoco, che... ma l'ha sempre fatto quell'effetto? Non mi pare. E abbiamo questo effetto. Sì, l'ho appena visto. Modella, state un po' zitto. Cioè, non ci interessa. Allora, a questo punto che faccio? Posso scendere qui? Ma io non voglio donare, vabbè. Qui c'è un transerver. Quindi possiamo fare rapporto e possiamo salvare. E a questo punto posso trasportarmi, ma dove? Ah, è vero, io devo riparare il treno. È successo? Capita molto spesso che magari per fare un movimento giro un po' la cuffia nel controller e si sente male. È un peccato che le cuffie utilizzano jack audio tondo piuttosto che quello USB. Di sicuro renderebbe le cose più facili. Allora, qui che c'è? Perdiamo un altro po' di tempo perché no. Una porta che non possiamo aprire. Ok. Ah, e una cosa che non va bene in questo gioco. Quando abbiamo il biometallo, ci tocca sentire comunque la voce di quello che lo utilizzava. In questo caso ci tocca continuare a sentire la voce di Atlas. In questo caso neanche è così male, perché sentite, insomma. Non è male, dai. Si può ascoltare. Quando prenderemo Tetis, no. Spoiler, vabbè, no, è chiaro a questo punto. Allora, come si arrivava al treno? Allora, si arrivava al treno tramite il campo numero 2, che ovviamente posso vedere solo dalla mappa, perché purtroppo l'abilità di Modela blocca lo schermo. E vabbè, non è un problema, dai. Cioè, ci sono cose molto peggiori. Ok, il treno è qui, no? E possiamo andare a Legion. Attiviamo a questo punto il teletrasporto perché no? Qui dentro che c'è?
questo qui avrebbe una missione, però non mi interessa onestamente. Adesso siamo vicini al quartier generale di Legion. Qui abbiamo tre negozi che però non ci danno niente. Uno di quei negozi può riempire i nostri sub-tank. Ovviamente ci servirebbero i sub-tank da riempire. Io con grande stile passo sotto a tutti i nemici. E poi vado avanti. Non capisco perché qui hanno messo tutti questi nemici, cioè pensavo che questa fosse una città avanzata dove la gente vive. Perché ci sta. Perché ci stanno i Maverick? Allora, altra cosa, poi controllerò se per caso mi sono perso qualche sub-tank sulla strada, perché di sicuro c'era quello lì nella zona precedente, il Biometal Up. Il life up nella torre regionale l'abbiamo preso, nella torre di Rostark. Cioè è atterrato sulla nostra testa il motociclista Maverick, ma veramente che modo umiliante, eh. Ecco, lo sapevo che arrivava. Di nuovo però, mi ha investito. Questa volta almeno non è atterrato sopra. E c'è un po' di vita qui, un po' di energia vitale per me. Qui un altro po', che di sicuro aiuta. Poi, basta. Andiamo avanti. Ah, altra cosa, sono abbastanza sicuro che Model F come prima. Ah, un attimo, Model F ce l'ha l'overdrive? Ah, non c'è più l'overdrive. E allora gli attacchi di Model F sono di fuoco normalmente? O solo i colpi caricati sono di fuoco? Oh, allora utilizziamo Model F un po', perché Model A l'abbiamo utilizzato fino adesso. E vabbè, sì, è divertente da utilizzare, però pure utilizziamo anche pure gli altri biometalli. Anche pure gli altri biometalli. Avete capito che grammatica? Proprio la proprietà di linguaggio. Oh, è incredibile il suono che fa quando salta a parete. Mi sembrava un'interferenza nelle cuffie. Qui che c'è? Ah, Siarnak, come si chiama? Oh man, invalid in
Well, if this is the only way for me to find out who I really am. Response accepted. Mega Merge. E affrontiamo anche Model P, che credo che a differenza di quelli di Model di ZX, cioè, sia direttamente Model P da solo. Non so quale dovrebbe essere la differenza tra Model X, cioè tra Model P e Model PX, perché sembrano uguali. È anche vero che in realtà Phantom era basato su X, come tutti i guardiani, cioè i guardiani sono basati su diverse capacità di X, perché sono stati creati da X a Neo Arcadia. Ok, vediamo se riesco a sopravvivere. Quasi, dai. Ok, vediamo di farlo per bene, perché adesso ho esperienza. Ok, mi tocca più che altro saltare dall'altra parte, sembra. Così, e poi saltare di qua. Ok, questo sembra funzionare, più o meno. Colpito subito. Ok, quasi. Poi colpito così. Poi di qua. Colpito subito di nuovo, non so come. Poi di qua. Evitiamo in qualche modo quello lì. Non teletrasportarti su di me e dai. Damage critical. Hazardous to in present condition. Incredibile. Questo è il potere. E così abbiamo copiato anche i suoi dati. E di nuovo filmato, perché il cifrario è stato sbloccato. Quindi questo qualcuno che ha copiato i biometalli, che ha creato i biometalli, o almeno Model W, sta cercando un prescelto. Ma lui è un membro della Trinità dei Saggi. Model W was created by one of the Sage Trinity? Appunto. That means that he and Prometheus are connected somehow behind the scenes. Trust the Sage Trinity. Come on, Model A. The data recorded on. Allora, qui ovviamente devo arrivare alla fine. Come sempre, tutorial inutile. Possiamo diventare lui adesso. Possiamo vedere la mappa. Almeno la voce di Siarnak non è così male. E vabbè, ha le stesse abilità di Model P, ovviamente. Cioè, di Model PX, ovviamente, lui è Model P. Come detto prima, le abilità sono le stesse. Può lanciare i suoi kunai, anche se i kunai adesso sono lanciati anche un po' in diagonale, vedete?
arriviamo magari in una stanza illuminata, vedete che vanno in diagonale. E può creare questo attacco, che è praticamente come lo shield boomerang. Facciamo gli straordinari oggi, dopo, pure dopo il boss. Vabbè, allora lanciamo kunai come se non ci fosse un domani. Qui ancora, ancora questi qua, questa volta proprio all'altezza perfetta per ricevere i kunai. Qui otteniamo un po' di cose. Qui sotto c'è, sembra il vuoto, però io so che non c'è sempre il vuoto qui sotto. Io so che, questo me lo ricordo, c'è un oggetto nascosto da qualche parte qui. Ah, è vero, ci stanno pure i nemici. Eccolo là, il Zaptank. Come ci arrivo? Mi serve quello lì. Quindi distruggiamo il muro, prendiamoci il Zaptank. Utilizziamo la piattaforma in modi creativi per arrivare dall'altra parte. Lanciamoci nel vuoto. Qui, se prendo questa piattaforma, dove mi porta? Qui sopra. E poi da lì. E prendo un altro disco. Perché mi ricordo questo livello un pochettino? Ok, continuiamo a utilizzare a questo punto le piattaforme per andare avanti. Qui? Armo d'armadillo. Praticamente... la piattaforma di armor d'armadillo. Qui andiamo avanti e in questo modo riusciamo ad arrivare. Con quale stile entriamo nell'edificio? I can't stand Mavericks. Ok, scusate un attimo, ho già capito che questo episodio verrà un'ora, verrà lungo un'ora, e vabbè, comunque they may be taking orders from a leader. What do they want? To make enemy? Want? What if they're just fed up with the world? Mi sa che stiamo per scoprire qualcosa. What? Albert, hai qualcosa da dirci? A new rule for the evolution of the ultimate Mega Man. Che è pure uguale, tra l'altro, a come era prima. Si vedeva subito che era lui. Perché Michael decisamente non era, neanche Thomas. Allora. And there's one scientist who wants to see that evolution through to its end. What are you saying? No, you didn't. Viene fuori che Albert è il creatore del W. A system to come up with fair solutions based on the doctrine of the Sage Trinity. If you're... Hey, isn't that biometal? Two of the ciphers have been broken.
I wonder just information has been compromised sooner, but things... You are the one who's been trying to have us killed? Don't look so angry. Welcome to Legion, defective. Master Albert! Un altro filmato adesso. We will meet again. You are, after all, made in my image. E ci dice che noi siamo fatti a sua immagine. I see. I'll tell you everything we know. With these mechanical bodies, we've been able to live for centuries. Ok, quindi questi qua ci dicono che sono stati in grado di vivere per secoli con i corpi meccanici. Non mi chiedo da quando, perché insomma, questi non c'erano in Mega Man Zero, no? A meno che non facevano parte di Neo Arcadia, però. He was already working on Model W. Also, I looked you up. Questo gioco è 4 anni dopo Mega Man ZX. Mega Man ZX è 200 anni dopo Mega Man Zero. Forse in quel senso. Cioè, sono due secoli. Well, there was no data on you. It appears that you never existed. That's ridiculous! I'm not sure what you are, but Albert said that in his image, he had to speed up his plan. I come all this way, go through all that, almost get killed, and all you can tell me is that you don't know anything? Ok, quindi loro non sanno niente. We have mad Albert has started hunting for. He knows the jig is up. But come on. And yeah. I can't. How can I stand up to Albert? But I know you. You're a tough-talking, stubborn kid who helps people he doesn't know without expecting anything in return. Are you just gonna let people suffer? What happened to I should. You're right. There's still something I can do. Maybe we can't win, but we're the only ones who stand a chance of beating Albert. Thank you, Gray. I'd like you to go on another mission. Ok, adesso iniziamo a ricevere missioni. I want you to stop Albert's plan, and I've added new transport destinations to the trans server. I'm counting on you. E in questo modo abbiamo ottenuto nuovi punti in cui possiamo teletrasportarci. Questo è molto più simile ad un gioco classico di Mega Man, diciamo, cioè classico OX essenzialmente, in cui si selezionano i livelli e non bisogna semplicemente andare da loro, cioè sappiamo dove sono i livelli e possiamo teletrasportarci direttamente dove dobbiamo andare. Questo secondo me è molto meglio di quello che faceva ZX e secondo me aiuta questo gioco ad essere un po' migliore di quello. Poi ovviamente non basta questo, perché ogni gioco ha le meccaniche e poi ha il gameplay, il resto del gameplay, diciamo. Quindi per quello vedremo, però è un buon inizio questo. E qui finisce il video, perché ho fatto abbastanza, direi. Quindi mi raccomando, se il video è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video se il video non vi è piaciuto, commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che posso avere il contenuto. E noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man ZX Advent. Ciao a tutti!